Ormai è vicina la terra di lavoro. Qualche branco di bufale, qualche mucchio di case tra piante di pomidoro, edere e povere palanche. Ogni tanto un fiumicello a pelo del terreno appare tra le branche degli olmi carichi di viti, nero come uno scuro. Dentro, nel treno che corre mezzo vuoto, il gelo autunnale vela il triste legno, gli stracci bagnati. Se fuori il paradiso, qui dentro il regno dei morti, passati da dolore a dolore senza averne sospetto. Nelle panche, nei corridoi, eccoli con il mento sul petto, con le spalle contro lo schienale, con la bocca sopra un pezzetto di pane unto, masticando male, miseri e scuri come cani su un boccone rubato. Egli sale, se ne guardi gli occhi, le mani, sugli zigomi, un pietoso rossore, in cui nemica gli si scopre l'anima. Ma anche chi non mangia, o le sue storie non dice al vicino attento. Se lo guardi, ti guarda con il cuore negli occhi, quasi con spavento, a dirti che non ha fatto nulla di male, che è un innocente. Una donnetta, di fondi o aversa, culla una creatura che dorme nel fondo d'una vita d'agnellino e la trastulla con parole stanche come il mondo. Questa, se la osservi, non si muove, come una bestia che finge d'essere morta. Si stringe dentro le sue povere vesti e con gli occhi nel vuoto ascolta la voce che ogni istante le ricorda la sua povertà come una colpa. Poi, riprendendo a collare, cieca, sorda, senza neanche accorgersi, sospira. Col piccolo viso scuro come torba, in un muto odore di ovile, un giovane accanto al finestrino, nemico, quasi non osando aprire la porta, dare noia al vicino, guarda fisso la montagna. Il cielo, le mani in tasca, il basco di malandrino sull'occhio. Non vede il forestiero, non vede niente. Il colletto rialzato per freddo o per infido mistero di delinquente, di cane abbandonato. L'umidità ravviva i vecchi odori del legno, unto e affumicato, mescolandoli ai nuovi, di chiassetti freschi di strame umano. E dai campi, ormai violetti, viene una luce che scopre anime, non corpi. All'occhio che più crudo della luce ne scopre la fame, la servitù, la solitudine. Anime che riempiono il mondo come immagini fedeli e nudi della sua storia, benché affondino in una storia che non è più nostra. Con una vita di altri secoli sono vivi in questo. E nel mondo si mostrano a chi del mondo ha conoscenza, gregge di chi nient'altro che la miseria conosca. Sono sempre stati per loro, unica legge, odio servile e servile allegria. Eppure nei loro occhi si poteva leggere ormai un segno di diversa fame, scura come quella del pane e come quella necessaria. Una pura ombra che già prendeva nome di speranza e quasi riacquistato all'uomo vedeva il meridione. Timida, sulle sue greggi rassegnate di viventi la luce del riscatto. Ma ora, per queste anime segnate dal crepuscolo, per questo bivacco di intimiditi passeggeri, d'improvviso ogni interna luce, ogni atto di coscienza sembra cosa di ieri. Nemico è oggi a questa donna che culla la sua creatura, a questi neri contadini che non ne sanno nulla, chi muore perché sia salva in altre madri, in altre creature, la loro libertà. Chi muore perché arda in altri servi, in altri contadini, la loro sete, anche se bastarda di giustizia, gli è nemico. Gli è nemico chi straccia la bandiera ormai rossa di assassini, e gli è nemico chi, fedele, dai bianchi assassini la difende. Gli è nemico il padrone che spera la loro resa e il compagno che pretende che lottino in una fede che ormai è negazione della fede.
gli è nemico chi rende grazie a Dio per la reazione del vecchio popolo, e gli è nemico chi perdona il sangue in nome del nuovo popolo. Restituito è così in un giorno di sangue il mondo, a un tempo che pareva finito. La luce che piove su queste anime è quella ancora del vecchio meridione. L'anima di questa terra è il vecchio fango. Se misuri nel mondo in cuore la delusione, senti ormai che essa non conduce a nuova aridità, ma a vecchia passione. E ti perdi allora in questa luce che rade con la pioggia d'improvviso, zolle di salvia rossa, case sudice. Ti perdi nel vecchio paradiso, che qui fuori sui crinali di lava da un celeste benché umano viso all'orizzonte, dove nella bava grigia si perde Napoli, ai meridiani temporali che il sereno invadono, uno sui monti del Lazio, già lontani, l'altro su questa terra abbandonata, agli sporchi orti, ai pantani, ai villaggi grandi come città. Si confondono la pioggia e il sole, in una gioia che forse è conservata come una scheggia dell'altra storia, non più nostra, in fondo al cuore di questi poveri viaggiatori. Vivi, soltanto vivi, nel calore che fa più grande della storia la vita. Tu ti perdi nel paradiso interiore, e anche la tua pietà gli è nemica. Innanzitutto spieghiamo perché Latrones, perché nel 1927 la provincia di Caserta fu l'unica ad essere completamente eliminata dal regime fascista, e nel discorso dell'ascensione, così si chiama, in cui Mussolini praticamente comunicò la necessità di dover distruggere questa provincia, Mussolini fece riferimento a una popolazione di persone che era nota per essere incivile, per aver commesso tutta una serie di delitti, di crimini, la necessità di distruggere col ferro e col fuoco un territorio che era definita come una cloaca, così la definiva Mussolini, e su questo territorio viveva appunto una popolazione che sin dai tempi dei latini era nota col nome di Latrones. Noi ci occupiamo di creare messaggi rapidi e sicuramente accattivanti che possano raggiungere un po' tutti. Le persone che lavorano all'interno del collettivo, vivendo il territorio, sicuramente hanno un bisogno di comunicare un malessere. Il bisogno di comunicare l'incomunicabile, cioè in pratica questa quotidianità che non viene vissuta ma subita. Il collettivo nasce in un periodo storico abbastanza ben definito, e quello dell'estate del 2010. Quel periodo era il periodo di
delle stragi, è stato il periodo in cui il clan Bidognetti affidò le sue redini a Giuseppe Setola e ci furono 16 omicidi in pochissimo tempo. C'era la necessità di fare qualcosa, di dare un segnale concreto e di far capire che Caserta appunto non era solo un luogo di stragi, ma Caserta era anche un territorio dove era possibile fare cultura e dove era possibile fare appunto resistenza a forme di criminalità diffuse. Terra di lavoro sfortunatamente appunto è afflitta da tantissime problematiche che in qualche modo potrebbero essere aiutate così nella risoluzione da un coinvolgimento da parte della collettività. Diciamo il primo passo sicuramente utile potrebbe essere quello appunto che poi si ripropone il collettivo di risvegliare la coscienza comune in modo da spingere le persone a dire effettivamente c'è qualcosa che non va, ma che cosa sta succedendo? Cosa posso fare io affinché quello che mi sto vivendo quotidianamente possa migliorare? Il nostro obiettivo è quello di poter raccontare determinate situazioni che ci circondano in maniera diretta, in maniera anche sintetica. Anche persone da cui non ti aspetti una certa attenzione, consapevolezza di determinate situazioni, prestino attenzione a determinate tematiche che trattiamo proprio perché le serviamo sotto un costume che sicuramente è colorato e carico di ironia in un certo senso, quindi un nuovo modo di denunciare o di raccontare le cose. Per essere membri del collettivo c'è bisogno di un requisito essenziale, quello di abbandonare completamente la firma, quindi abbandonare la paternità di quello che si realizza. Sì, Caserta ha bisogno di comunità, di riscoprire anche un proprio senso di comunità, di scoprire una nuova identità. La cosa bella del collettivo è proprio questa, che noi siamo una comunità orizzontale, non ci sono capi, non ci sono vertici, non ci sono cupole, non ci sono neanche strutture definite, nel senso che il collettivo è in continua evoluzione sia nella produzione sia in chi ne fa parte, e quindi collaborazioni esterne ben vengono perché sono nuova benzina, sono nuovi stimoli, nuove occasioni di confronto, nuove occasioni di crescita. Ultimamente la cosa più bella che ci potesse accadere penso è che uno dei soggetti che ci ha ispirato, una delle persone che ha scritto sul traffico dei rifiuti, ed è stato il primo a scriverne in Campania, Alessandro Iacuelli, è entrato a far parte in pianta organica del collettivo, quindi questo è il massimo che penso potessimo ottenere come forma di coinvolgimento. Le campagne Latrones ovviamente spaziano da tutte le tematiche campane prevalentemente, territoriali, di terra di lavoro che sfortunatamente sono balzate alla cronaca per tanti e tanti di quei problemi. Prima di tutto stampo camorristico, quindi diciamo che tutto quello che è camorra viene trattato, ovviamente tutte le tematiche nazionali, tutto quello che in effetti poi fa parte appunto del vissuto quotidiano che in qualche modo, anche non appartenendoci direttamente, ritroviamo come nostro. La rete di lavoro è tristemente nota per il problema dell'inquinamento. Ne abbiamo parlato tantissimo, prima basandoci su dei racconti di Alessandro Iacuelli, degli scritti. Caserta, nello specifico, ha avuto tutta una serie di problemi. Noi, al di là di quello che può essere lo sversamento, in tema ambientale abbiamo il problema delle cave. Viviamo in un clima poco sereno, sicuramente poco salubre, fra PM10, diossina, inquinamenti delle falde. Quindi abbiamo parlato del gassificatore di Capua, abbiamo parlato di Acerra, abbiamo parlato di Ferrandelle, abbiamo parlato di Terzigno. Caserta è una città che si sviluppa quasi senza logica, di fuori di una legge che è poi un corpo esterno. Si ostina a definirla una città del turismo, ma chi è che campa di turismo qui? Non c'è mai stato questo dialogo, ecco, questo scambio tra città e reggia. Quello che mi fa male di più è il modo in cui è stata amministrata questa città. Voglio dire, il fatto che siamo in default e siamo stati nei tempi in cui è stato dichiarato il fallimento del comune di Caserta, eravamo il terzo caso in assoluto, ora sono molti di più, però un anno fa era il terzo comune in assoluto in tutta la storia della Repubblica Italiana. Vivere qui è, con tutte le difficoltà del caso, però è anche coinvolgente, nel senso che tu sai che vivi in un territorio dove c'è tutto da costruire.
non educare la gente, le persone, ad un senso civico che vada oltre la necessità di un luogo di aggregazione che sia un lounge bar o comunque un buon negozio, ma manca l'educazione proprio al rispetto della terra che calpestiamo. Ho sempre creduto nel fatto che lavorando in comune con delle persone si potesse ottenere qualcosa. Io ci tengo soprattutto a sottolineare un aspetto del collettivo che sopravviverà, già è sopravvissuto e sopravviverà ancora a chi l'ha fondato. Questo è l'aspetto fondamentale, perché appunto è quell'idea di comunità, è quel progetto che c'è alla base, che aggrega. Uno dei nostri motti è Latrones e chi lo fa,